Vediamo in questo corso lo strato alto e basso. Un oggetto 3D è composto oltre che da una parte interna, oltre che dalle pareti, da alcuni strati che chiudono la parte alta e la parte bassa. In questo corso quindi vedrai come ragiona uno slicer e come vengono considerati gli strati alti e bassi. Lo strato superiore e inferiore. Questo parametro definisce il top o bottom dell'oggetto 3D. Tutte le parti che compongono gli strati di chiusura e di apertura. Per capirlo in modo veloce e semplice, se abbiamo un cubo, la parte alta e bassa che chiudono il cubo sono lo strato alto e basso. Facciamo un breve esempio. Importa un file STL all'interno di Cura. Impostiamo i parametri di stampa come da mia schermata e portiamo la barra laterale dei layer a livello numero 10. Impostando il layer 01, impostando come strato alto-basso 1 mm, il livello numero 10 sarà riempito al 100%, mentre l'undicesimo livello sarà riempito con tutto il riempimento. Non c'è un vero e proprio valore standard, ci sono semplicemente valori corretti in relazione all'oggetto 3D e agli altri parametri anche impostati. Il grosso problema che non consente il plug and play delle stampanti 3D è il profilo di stampa. I parametri corretti per l'oggetto desiderato non sono sempre uguali. Le stampanti 3D non sono tutte uguali. Lo strato superiore incide, ad esempio, sulla resistenza degli oggetti vuoti. Se un oggetto ha uno scarso riempimento come il 6%, lo strato di chiusura conviene farlo molto, molto spesso, anche i suoi perimetri. Questo comporta una diminuzione del costo e una resistenza valutabile. Per gli oggetti riempiti invece al 100%, lo strato di chiusura non avrà particolarmente importanza. Ci sono casi in cui il riempimento alto o basso incide molto sulla resa estetica dell'oggetto stampato 3D. Esempio valido per materiali trasparenti e traslucenti. Per esempio, per oggetti conici che si stringono verso l'interno, disattivare lo strato superiore o riempimento superiore. È fondamentale per evitare chiazze o macchie di colori differenti dalle pareti. Nella produzione di oggetti come paralumi, per ottenere ottimi risultati, bisogna spesso disattivare gli strati superiori e inferiori, evitando riempimenti quindi vicino alle pareti. Tutte le pareti senza riempimenti creano una traslucenza perfetta. Utile per questioni di programmazione e uniformità del processo di slicing impostare uno strato superiore e inferiore multiplo del layer utilizzato. Un esempio. Se imposto 0,15 mm di altezza layer, per fare 6 strati di chiusura, imposterò 0,9 mm di chiusura. Molte volte lo strato superiore, con riempimenti sotto il 12%, lo strato risulta forato. Questo deriva dal fatto che la ventilazione del materiale non è veicolata correttamente o sufficientemente potente. E gli strati di chiusura non sono sufficienti per chiudere tutto. È molto importante considerare la quantità degli strati alti e bassi. Ci sono alcuni slicer che ti dicono di mettere il numero degli strati che vuoi, altri che ti dicono lo spessore che vuoi, quindi la quantità in millimetri, indipendentemente dai casi, bisogna impostarlo nel modo corretto, in particolare se si vuole utilizzare un riempimento basso. Lo strato alto basso, quindi, rendono solida anche tutta quella parte che sta alta e bassa del progetto 3D, anche se dentro non c'è niente. Ecco invece che se si imposta, come abbiamo visto, un riempimento 100%, in particolare per oggetti piccoli, il riempimento alto-basso non servono quasi a niente. Se questo video ti è stato utile, condividilo, alla prossima!